licenziare. Sì, mi deve dare l'ok. Allora, salve, buongiorno a tutti, benvenuti alla sessione statistica elettorale, la sfida del votare. Questa sessione è organizzata congiuntamente con il Master in Scienze Elettorali e del Governo, diretto dal professor Clementi, e all'interno di questo Master c'è un modulo di statistica elettorale di cui io sono la coordinatrice. Perché abbiamo pensato di organizzare questa sessione? Perché la statistica elettorale accompagna tutto il processo elettorale, svolge quindi un ruolo fondamentale, cruciale, per rendere più trasparenti le nostre democrazie, garantendo lo svolgimento del processo democratico. Cosa intendiamo per statistica elettorale? E noi facciamo riferimento ad un'accezione molto ampia del termine, nel senso che vogliamo indicare non soltanto la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati, quindi faccio in questo caso riferimento ai sondaggi elettorali, voglio far però anche chiaramente riferimento all'analisi e all'interpretazione dei risultati relativi alle votazioni di tipo elettivo e deliberativo, e quindi ho in mente l'analisi territoriale del voto, l'analisi dei flussi elettorali. Voglio però anche sottolineare l'importanza che la statistica ha nella definizione dei collegi elettorali e anche nei meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, che spesso si traducono nella definizione di un algoritmo elettorale. Quindi che lo scopo di questa sessione è proprio quello di voler ripercorrere il ruolo che la statistica ha nel processo elettorale, creando un momento di condivisione e di confronto su tre grandi temi. Allora, il primo tema è quello dei sondaggi elettorali, usi ed abusi, di cui ci parlerà il dottor Pagnoncelli. Poi seguirà il professor Cerqua, invece, che ci mostrerà un'analisi dell'evoluzione del voto negli ultimi decenni, un'analisi non solo a livello nazionale ma anche regionale e comunale. E infine abbiamo la professoressa Ricca, che invece ci parlerà delle procedure di riparto algoritmico dei seggi a livello nazionale. Allora, prima di dare la parola al dottor Pagnoncelli, io volevo ringraziare tutti e tre i miei relatori, perché hanno accolto l'invito, e anche il direttore del Master in Scienze Elettorali del Governo, il professor Clementi, perché ha sostenuto questa iniziativa. Quindi, dottor Pagnoncelli, do a lei la parola. Beh, grazie mille professoressa Marella, grazie mille professor Clementi per questo invito, mi fa davvero piacere condividere con voi, credo che sì, si sente, le slide non sono pronte, adesso le prepariamo, un titolo un po' provocatorio, mi dà la possibilità, soprattutto dopo la puntata di Report di domenica scorsa, che finalmente ha fatto un po' di luce sugli aspetti critici di questo settore, e voi direte, ma questo impazzito fa questo mestiere a 40 anni e è critico, ma sono critico fin dall'inizio, proprio perché in realtà ritengo che il sondaggio sia uno strumento di democrazia e possa diventare un rischio per la democrazia se utilizzato in un certo modo. Allora, nel mio intervento parlerò soprattutto di questi aspetti critici, non prima di avere in qualche modo sottolineato che avere opinioni è sicuramente connaturato all'uomo, misurare le opinioni è un fenomeno relativamente recente, cioè meno di un secolo fa si è iniziato a misurare le opinioni. Ricerche di mercato prima, quando si affermano i mercati di massa, e poi un ricercatore di mercato, che consideriamo il papà della nostra disciplina, George Gallup, in occasione delle elezioni presidenziali del 1936 negli Stati Uniti, in realtà lancia l'idea di utilizzare le tecniche campionarie per misurare gli orientamenti di voto. Ha un po' la colpa, perché? Perché in realtà è implicito nelle aspettative di chi chiede sondaggi o legge sondaggi immaginare che il sondaggio sia il mago Telma, quindi Nostradamus, la previsione. Non è così, e non è così soprattutto nei tempi più recenti, quando i cambiamenti nel rapporto tra cittadino e politica dovrebbero indurre a una grande prudenza nella lettura dei sondaggi.
Ricordo a tutti, diciamo, il famoso aneddoto che è la scommessa di Gallup. Perché? Perché fino a quel momento, come si rilevavano gli orientamenti di voto? Attraverso qualche cosa che, lo dico agli studenti, potrebbe richiamare il televoto, per intenderci. Le testate di allora, Literary Digest in particolare, che era la principale, lanciava, come dire, un sistema di misurazione degli orientamenti di voto. Gallup dice: sì, però non è un campione rappresentativo, io utilizzo attraverso le tecniche campionali un campione che sia rappresentativo degli elettori americani, se farò delle stime più precise si affermerà il sondaggio, se viceversa le stime più precise saranno quelle del Literary Digest, io rimborserò il prezzo dell'abbonamento a tutti gli abbonati, che erano 10 milioni, quindi una cifra impensabile. Guardate i numeri, hanno risposto al Literary Digest 2.250.000 lettori, lui ne intervista 50.000, le stime sono più accurate, sebbene ovviamente un po' distanti dal risultato finale, perché Gallup pronostica, diciamo, la vittoria di Roosevelt, viceversa il Literary Digest pronosticava la vittoria di Landon. Si afferma il sondaggio, Gallup vince la sfida, ci sono 6 punti di differenza tra la stima e il risultato finale, noi ci impiccano per lo 0,3% di differenza rispetto al risultato, ma va bene così. E poi nella critica che ho messo all'interno del mio intervento ci sarà anche una critica rispetto ai mezzi di informazione, che molto spesso ovviamente sono corresponsabili della situazione che si è creata. In Italia i sondaggi si affermano tardivamente. Io ricordo, ho iniziato a fare questo mestiere nel 1985, ne facevamo molto pochi, erano tutti iper riservati. Il contesto era tale per cui l'Italia ha visto lo sviluppo e l'affermazione dei sondaggi solamente alla fine degli anni 80 e inizio anni 90. Anche qui siamo soliti ricordare che il crollo del muro di Berlino, 1989, l'indebolimento delle subculture, il venir meno della granitica appartenenza politica, eccetera, eccetera, coincide con l'anno in cui è scomparso Pierpaolo Luzzatto Fegiz, fondatore della Doxa, che ha dedicato tutta la sua vita adulta, lui era un accademico affermato, per in qualche modo affermare l'importanza del sondaggio. In particolare nel dopoguerra riteneva che il sondaggio potesse essere uno strumento che accompagnasse il processo di democratizzazione del paese attraverso l'ascolto del cittadino. Non riesce, ahimè, ad affermare questo strumento come strumento importante per le istituzioni, per la politica, per i corpi intermedi e così via. La Doxa comunque è il primo istituto nato in Italia e nell'89 ci sono le condizioni per poter in qualche modo entrare in questa nuova stagione. La fine dei cosiddetti partiti chiesa, la crisi di legittimità dei partiti con l'inchiesta Mani Pulite, Tangentopoli e così via, il cambiamento nell'organizzazione dei partiti. Una volta c'era una sezione di partito in ogni comune, quindi era sufficiente avere un buon livello di comunicazione tra centro e periferia per capire qual era il clima sociale, no? Non è più così, e quindi per certi versi c'è bisogno di avere strumenti nuovi. Cambiamento nelle leggi elettorali, anche qui una volta il sindaco si votava come? No, non si votava il sindaco, si votavano i partiti che si accordavano per incaricare una figura che facesse il sindaco di quel comune. Oggi c'è l'elezione diretta. Allora, tutto questo cosa ha determinato? Forte mobilità elettorale, un astensionismo, che è un astensionismo crescente, anche se andrebbe studiato con maggiore attenzione, perché c'è anche un astensionismo involontario, insomma ci porterebbe lontano il discorso, e la forte personalizzazione della politica. Tutto questo determina la nascita e lo sviluppo del marketing politico, il marketing politico che di fatto prende il posto dell'organizzazione dei partiti, i quali ovviamente sul territorio lavoravano per ottenere consenso, per, come dire, in qualche modo avere una relazione diretta con l'elettorato. Chi commissiona sondaggi, lo vedete qua elencato, non è soltanto la politica, non sono soltanto le istituzioni, lo vedete, sto parlando di sondaggi di tipo politico-elettorale o sondaggi d'opinione, non sto parlando delle ricerche di mercato evidentemente, però attenzione perché per esempio grandi committenti di sondaggi sono anche grandi organizzazioni finanziarie,
che vogliono capire quale potrebbe essere lo scenario, uno scenario di incertezza, una maggioranza stabile, situazioni che alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali vedono gli istituti interpellati dai gruppi finanziari, anche dai gruppi finanziari. Quando parliamo di sondaggi, ahimè, c'è un'immagine molto circoscritta alla stima elettorale, alle previsioni, a quello che dicevo prima, Nostradamus, Mago Telma, eccetera. E va bene, ce ne facciamo una ragione, io faccio un po' fatica, ma non importa. Ma attenzione, perché il sondaggio è davvero uno strumento molto importante, uno strumento di conoscenza, che aiuta la politica a segmentare l'elettorato, ad analizzare le priorità, a profilare i partiti in termini di immagine, i candidati, i leader, per testare alcune proposte, verificare se sono capite e condivise oppure no, e così via, vedete tutta una serie di elementi, non a caso all'ultimo posto ho messo l'orientamento di voto. Ci sta anche questo, evidentemente, però inevitabilmente andiamo incontro ad alcuni aspetti critici di cui vi parlo tra pochissimo. Anche qui, attenzione, Report ha messo in luce alcune conseguenze derivanti da scelte metodologiche. Fare interviste solamente online evidentemente introduce un elemento distorsivo, perché c'è una parte di popolazione che è un po' esclusa, un po' o tanto esclusa, mi riferisco, banalizzando, alle persone meno giovani, meno scolarizzate e così via. Quindi attenzione, perché stiamo parlando di strumenti che sono strumenti anche molto sofisticati, e quindi abbiamo introdotto ormai 15 anni fa il cosiddetto mixed mode. Mixed mode, che era un po' una bestemmia dal punto di vista metodologico all'epoca, perché la presenza dell'intervistatore o l'assenza dell'intervistatore potrebbe determinare con la stessa domanda atteggiamenti diversi. Sì, però abbiamo dovuto sfidare questo rischio metodologico, perché se noi non intervistiamo un metodo misto, quindi interviste su linea telefonica fissa, su mobile e online, rischiamo di non avere una rappresentatività ampia. Provate a immaginare, gli studenti universitari anche al telefono non rispondono alle interviste, quindi bisogna pre-reclutare con criteri probabilistici dei campioni, per cui anche i ceti dinamici e i più giovani possano essere coinvolti in ricerche, in particolare sui temi di attualità o di politica. Però lo dico da un osservatorio un po' privilegiato, noi senza nessuna presunzione, però siamo i primi in Italia, facciamo più di 2000 ricerche ogni anno solo in Italia, siamo in 90 paesi, possiamo avvalerci di tutta una serie di investimenti che facciamo a livello di gruppo, quindi utilizziamo molto le neuroscienze per esempio, per misurare le reazioni passive di fronte al discorso di un politico oppure no, lavoriamo ovviamente ascoltando quello che si dice in rete, che non significa fare sondaggi attraverso la rete, perché se si fa un sondaggio, come qualcuno suggeriva, solo attraverso i social, è chiaro che abbiamo un campione che è totalmente distorto. Però, lo vedete, sono tante le fonti informative, vorrei che voi consideraste quello che ho messo all'ultima riga, analisi desk, i dati elettorali. Le statistiche elettorali sono fondamentali per chi fa questo mestiere. Mi rendo conto che la rappresentazione che è stata data nella trasmissione di domenica sia una rappresentazione che mostra, come dire, una certa approssimazione, diciamo così, poi non voglio sembrare inelegante, però è chiaro che bisogna avere delle competenze forti all'interno degli istituti demoscopici. E tutto questo perché? Perché in realtà le stime che noi facciamo sono basate sicuramente su opinioni, sono opinioni che sono sempre più volatili, ma è anche attraverso l'analisi delle statistiche elettorali che capiamo come il voto si sposta da una forza politica a un'altra, o come per esempio alcuni fenomeni riguardino prevalentemente, se non esclusivamente, il nostro paese. Vogliamo raccontare gli ultimi 10 anni cosa sono stati? 10 anni fa, alle elezioni europee 2014, si afferma il Partito Democratico guidato da Renzi con 11.172.000 voti. Mi piace parlare in termini di voti, non tanto di sondaggi. Il quale PD, nella tornata elettorale politica, in questo caso non più europea, successiva, subisce un tracollo. Perché? Perché nel 2018, ce lo ricordiamo, si è affermato con più di 10 milioni di voti il Movimento 5 Stelle, il quale 15 mesi dopo, quindi non 20 anni dopo, come eravamo abituati nel vedere i grandi cambiamenti di voto, 15 mesi dopo tracolla
perché si afferma la Lega guidata da Matteo Salvini, con più di 9.150.000 voti. La quale Lega di Matteo Salvini alle politiche del 2022 non arriva a 2.500.000 di voti, perché si afferma Fratelli d'Italia guidato da Giorgia Meloni con 7.500.000 di voti. Quindi in 10 anni si passa dal primo partito che da 11.172.000 voti a 7.500.000 di voti. Capite bene che analizzare i flussi elettorali, la distribuzione del voto a livello locale, la sequenza storica collegio per collegio, addirittura sezione per sezione, è vitale per chi fa questo mestiere. È vitale. Noi lavoriamo su comportamenti, su opinioni. E allora, se il sondaggio, che è uno strumento di conoscenza importantissimo, perché colma un vuoto di conoscenza per chi fa politica, è uno strumento di conoscenza, però il vero, a mio parere, rischio è che stia diventando sempre di più uno strumento di comunicazione e l'oracolo. E allora vediamo perché è uno strumento di comunicazione, perché si vuole in qualche modo orientare l'elettorato incerto. Noi sappiamo che c'è un effetto, ma non siamo in grado di misurarlo. Non a caso si parla di bandwagoning, cioè di saltare sul carro del vincitore, no? Ennio Flaiano diceva che siamo il paese che va sempre in soccorso al vincitore, però c'è anche l'altro effetto che si chiama underdog, quindi sostanzialmente di sostenere, diciamo, chi è dato per sconfitto. Serve il sondaggio pubblicato con finalità, come dire, comunicative per motivare e mobilitare gli elettori. Spesso gli elettori delusi sono inclini all'astensione. Oppure gli elettori convinti che la propria parte politica sarà sconfitta alle elezioni successive propendono per l'astensione. Tanto persa per persa, sto a casa, dicono, no, nelle interviste che facciamo. Allora è chiaro che un sondaggio che dà la possibilità, fa intravedere la possibilità di una vittoria, può diventare un elemento di mobilitazione. Attenzione però, perché i sondaggi pubblicati in un certo modo servono anche per influenzare i mezzi di informazione, che fanno da cassa di risonanza sui rapporti di forza tra i partiti, e molto spesso anche per influenzare partiti e leader nel momento in cui definiscono, come dire, di mettersi assieme per fare coalizioni, cartelli elettorali e così via. Quindi i sondaggi sempre più utilizzati in questo modo. Ovviamente tutto ciò ha avuto delle conseguenze molto significative. Finalmente, diciamo già fin dall'inizio, anni 90, è intervenuto il legislatore, no, disciplinando la pubblicazione dei sondaggi. Non entro nel merito, ma insomma immagino che sia conosciuta questa legge. Abbiamo come conseguenza risultati, sondaggi con risultati divergenti sullo stesso tema, a seconda del committente, ecco. C'è un discredito generalizzato nei confronti dello strumento del sondaggio, che da strumento super parte diventa strumento di parte, e ovviamente c'è l'attribuzione di paternità politica a ricercatori e istituti. Ripeto, faccio questo mestiere da quasi 40 anni, a me hanno dato tutte le casacche politiche, quelli che erano scontenti dei risultati dei sondaggi, però al di là dell'etica e della deontologia, uno può anche non credere, diciamo, alla mia deontologia. Ho ritenuto fin dall'inizio di darmi tre regole importanti. La prima regola è che noi lavoriamo per tutte le forze politiche indistintamente, in modo tale che non ci sia l'idea che lavorando per una forza politica si avvantaggia quella forza politica. Ok. Cosa abbiamo fatto? In Ipsos ci siamo inventati uno strumento nel 2004, quindi 20 anni, che fornisce stime di voto che sono vendute in abbonamento, quindi sono le stime Ipsos, possono piacere o non piacere, ma non sono su misura fatte alla carte per qualcuno. Seconda regola importante: noi, ed è uscito in report domenica, non facciamo consulenza politica, non siamo spin doctor, perché secondo noi fare consulenza politica è più che legittimo, però configura, come dire, una sorta di conflitto di posizione tra chi suggerisce un certo tipo di comunicazione e chi poi va a misurarne gli effetti, e riduce la neutralità. Terzo aspetto molto importante, veramente molto importante, è che la parte politica è la parte minoritaria della nostra attività. Noi lo scorso anno abbiamo fatto più di 2.000 ricerche, in ambito politico sono poco più di 50. Allora capite bene che questo vi dà una libertà impressionante, non dovete rispondere al committente politico eccetera eccetera, però tutto questo per dirvi che spesso non è sufficiente. Perché? Perché ci sono anche degli incidenti di percorso. Per esempio,
in occasione delle elezioni regionali che portarono alla vittoria di Toti in Liguria, oggi diciamo, al centro dei media per altri motivi, ma c'era stato, come dire, un sondaggio shock totalmente inventato e attribuito a noi. È impressionante, perché in realtà cosa era successo? C'era stato un avviso di garanzia nei confronti di Raffaella Paita, che doveva essere la candidata del centro-sinistra contro Giovanni Toti, che poi vinse. Ma cosa succede? Arriva un avviso di garanzia, giunta di centro-sinistra, guidata da Claudio Burlando, e appunto Paita era stata un'assessora della giunta di Orlando. Arriva l'avviso di garanzia e a quel punto i mezzi di informazione, che hanno una capacità pavloviana di reagire a queste cose, perché immagino subito che ci sia una conseguenza politica, come se ciascuno di noi cambiasse idea, voto, eccetera, eccetera, decide di pubblicare un sondaggio che viene attribuito a noi. Il sondaggio non l'abbiamo mai fatto, ma ovviamente poi si scatena tutta una serie di conseguenze da questo punto di vista. Perché? Perché per esempio il Mattinale, che è la testata quotidiana di Forza Italia, all'epoca diretta da Renato Brunetta, attuale presidente del CNEL, vedete, dice: la grande rimonta riparte dalla Liguria, Ipsos nell'ultima rivelazione fotografa uno scenario fino a pochi giorni fa impensabile, Toti a pari merito con Paita in Liguria, sono giorni che proviamo a sognare e questi sondaggi ci dicono che facciamo bene. Allora, capite bene che tutto questo è un qualche cosa rispetto al quale l'Istituto non ha grandi strumenti per intervenire, se non una smentita. Noi facciamo la smentita, che voi conoscete la legge sulle smentite, insomma non ha avuto esattamente lo stesso spazio, ecco, è lì, ma non solo è lì. Dopo che io dico smentiamo in modo categorico eccetera eccetera, lo dicono: il sondaggio diceva che, e quindi ribadisce la notizia e ovviamente produce un cortocircuito informativo. Ce ne sono altri, se avete piacere vi lascio poi le slide se volete condividerle e così via, perché ce n'è un altro che è ancora più straordinario, cioè un'intervista totalmente inventata, nel senso che è attribuita a me ma invece era fatta ad altri, ma anche qui i mezzi di informazione sono schierati, per cui nel momento in cui io dico ma non ho mai rilasciato questa intervista, il giornalista dice: ma come? Assolutamente, l'ha rilasciata e la conversazione è stata molto cordiale, l'ho anche registrata. E io ho detto: beh, renda pubblica la registrazione. Qualcuno di voi forse ha visto poi il servizio propaganda live, perché poi hanno ripreso tutta questa vicenda e così via. Questo mi ha impegnato dal mattino alle 8 fino alla sera alle 21, in cui sostanzialmente dicevano che io smentivo perché il politico di turno, offeso da quello che avevo detto, mi aveva obbligato a smentire. Posto che se uno legge l'intervista e minimamente conosce il modo in cui io mi esprimo, non ho mai espresso una valutazione critica nei confronti di nessun politico, per le ragioni di neutralità di cui parlavo prima. Quindi alla fine cosa succede? Io dico, smentisco categoricamente di aver rilasciato l'intervista pubblicata oggi, eccetera, eccetera, e lui dice: ma insomma, confermo in toto il contenuto, della quale, come mia abitudine, per essere più preciso, conservo una registrazione. Non posso che sorprendermi per la smentita, anche alla luce della cordialità. E a quel punto gli dico, la pubblichi. Finalmente si rende conto che forse andava ascoltata, l'ascolta e dice: devo rettificare quanto scritto, per un clamoroso errore di cui mi prendo piena responsabilità, l'intervista a lei attribuita è in verità quella a Nicola Piepoli, mi scuso con entrambi per la grottesca disattenzione. Ecco, ma tutto questo per dirvi che il sondaggio e il sondaggista, no, in qualche modo vengono tirati in ballo nelle campagne elettorali e inevitabilmente possono incorrere in tutta una serie di problemi di questo tipo. Vi risparmio tutto il resto e ovviamente anche il fatto che anche qui guardate l'errata corrige dove è stata pubblicata, ma non importa. Vengo al punto sugli errori dei sondaggi, perché abbiamo vissuto una stagione molto difficile, evidentemente, perché sono state le elezioni in particolare del 2013, vi ricordate l'affermazione del Movimento 5 Stelle che per la prima volta si presenta alle elezioni politiche e si afferma, sia pure per due decimali, sul Partito Democratico, e poi ci sono state le elezioni del 2014 con un risultato largamente al di sopra delle stime dei sondaggi, e poi c'è stato il Brexit, poi ci sono state le presidenziali negli Stati Uniti, poi c'è stato il referendum in Colombia, eccetera eccetera. Ci sono tanti motivi, eviterei di entrare nel merito diciamo degli aspetti metodologici, però vorrei entrare un attimo nel merito delle elezioni 2013, dove, come potete vedere, ho riportato i dati di tutti i sondaggi pubblicati nei 15 giorni antecedenti
la tornata elettorale, perché poi sapete che c'è il divieto di pubblicazione dei sondaggi, e che cosa mostravano questi sondaggi? Sostanzialmente una sovrastima del risultato del Partito Democratico e una sottostima del risultato del Movimento 5 Stelle. Tutto questo per dirvi che in realtà eravamo in presenza di alcuni elementi inediti che andavano presi in considerazione. Uno, ovviamente questo si analizza ex post, un tasso di volatilità, cioè di cambiamento di voto straordinariamente elevato. Nella storia repubblicana, prima Repubblica, non superava quasi mai il 10% la quota di coloro che cambiavano voto. Poi c'è stato il 94, le elezioni della Seconda Repubblica, e quindi sostanzialmente la volatilità fortissima, 36,7%, e poi via via vedete gli altri anni. Però è importante perché si presenta il Movimento 5 Stelle per la prima volta e quindi c'è uno spostamento di voti molto significativo. A tal punto significativo che se voi prendete 279 elezioni tra il 1945 e il 2013 in 16 paesi europei, la volatilità registrata nel 2013 si colloca al terzo posto, quindi un fattore decisamente inedito. Ovviamente i sondaggi preelettorali, senza avere la precisione millimetrica e senza arrivare a stimare quello che era il primo posto del Movimento 5 Stelle, avevano correttamente ipotizzato uno scenario caratterizzato da vittoria del centrosinistra, assenza di maggioranza al Senato e quindi l'esigenza di un'alleanza ex post, no, per garantire la governabilità, una forte affermazione Movimento 5 Stelle senza arrivare però al risultato che poi ha ottenuto e un forte ridimensionamento della coalizione di centrodestra. Oltre alle difficoltà che abbiamo elencato, ci sono state alcune specificità della campagna elettorale. Per esempio, si sono presentati, nessuno lo considera, ma 169 liste, ovviamente non in tutta Italia, però i sondaggi nazionali in ogni area devono in qualche modo tener conto di quella che è l'offerta politica. Due formazioni con elevato potenziale, 5 Stelle e Scelta Civica, oltre a Rivoluzione Civile. Non c'erano storici precedenti, parlando di statistica elettorale. Mancando la storia elettorale precedente, i modelli di ponderazione sono meno efficaci, evidentemente, no? Forti sentimenti di antipolitica, elevata indecisione e poi una reticenza a confessare tradimento. Lo spiego meglio, una parte dell'elettorato del PD, convinto di non mettere a repentaglio la vittoria del PD, contestando, diciamo, la segreteria, ha voluto sostanzialmente votare Movimento 5 Stelle per dare una scossa al PD, no? Non immaginando di mettere a repentaglio, appunto, il risultato elettorale. Questa cosa l'ha analizzata attraverso i flussi elettorali, quindi ex post, non ex ante. Tutto questo per dirvi che alla luce di tutto ciò era difficile realizzare stime più precise. Detto tutto questo, e qui la chiamata correo dei mezzi di informazione, di che cosa parlavano i mezzi di informazione alla vigilia delle elezioni del 2013? Allora, innanzitutto la domanda che per me è veramente un qualcosa di esasperante. Quanti voti sposta? Anche in questi giorni, quanti voti sposta il fatto che la Presidente Meloni si candidi, che Lichlein si candidi, eccetera? Neanche George Gallup lo saprebbe, va bene? Perché conoscendo questo mestiere, questo strumento, è impossibile misurare, come dire, l'effetto di questo tipo. Soprattutto in un contesto nel quale la politica è un frammento dell'identità, non è più il tratto prevalente dell'identità. Lo dico alle persone più giovani, recuperate per favore su internet la canzone di Giorgio Gaber, la destra, sì, destra e sinistra. La politica era talmente il tratto identitario prevalente che influenzava anche le scelte personali, il modo di vestirsi, tutto. Oggi la politica è un frammento dell'identità e neanche più importante. Non voglio mettervi in imbarazzo, ma il 3 di febbraio dello scorso anno io avevo una sessione di esami in cattolica dove insegno da 20 anni e ho chiesto a una studentessa laurea magistrale in scienze politiche e sociali, preparatissima in metodologia e statistica in tutto, una domanda finale: cosa pensa dei sondaggi in vista del 12-13 febbraio? Era il 3 febbraio. E lei sbianca e dice: non ho capito la domanda. Non sapeva che c'erano le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Va bene. E in passato, a lezione, agli studenti ho chiesto: ragazzi, quando si vota per il sindaco di Milano? Mancavano 3 settimane. Vi assicuro, nessuno ha saputo rispondere. Scienze politiche e sociali, laurea magistrale.
Ora, non è che siano stupidi, è che la politica è una dimensione altra. Non è un caso che il 27% ci ha detto di aver deciso cosa votare nel 2022 nell'ultima settimana e il 10% nel giorno del voto. Perché è così? Quindi in una situazione di questo tipo dire quanti voti sposta è una domanda impropria. Ciò non di meno, la domanda era: quanto sposta l'acquisto di Balotelli da parte del Milan? Lo dico perché all'epoca Balotelli fu acquistato da, riacquistato dal Milan, o acquistato non mi ricordo, e in ogni caso l'idea è lo svolgimento del Festival di Sanremo. Io ero impegnato con le giurie del Festival all'epoca, a poche settimane elezioni, quindi si parla di canzoni, non si parla di politica, chi ha vantaggiato, chi è svantaggiato. Le dimissioni Papa Benedetto, situazione inedita, e quindi... E poi tenetevi forte le previsioni di neve nel giorno delle elezioni, chi si avvantaggia e chi si svantaggia. Questo è il sistema dei media, questo è il sistema dei media. Allora, per dirvi che non sono cattivo, non me le sono inventate queste cose, guardate qua. E poi ho qualche collega che ovviamente si lancia in previsioni, magari anche col decimale, no? Con gli spostamenti di decimali. L'effetto Balotelli alle urne può valere da 1 a 2 punti. Vi lascio tutto, così se avete piacere vi divertite anche un pochino e poi mi avvio alle conclusioni. L'effetto Sanremo, 3 extra per Monti, Bersani, Berlusconi, eccetera, eccetera. C'è Sanremo e se ne va il Papa. E tutto quello che vi ho raccontato, ma che trovate qui con dovizia di particolari. Ecco, tutto questo per dirvi, attenzione, non siamo l'oracolo, sicuramente i sondaggi fanno fatica negli ultimi tempi ad avere stime che poi siano molto vicine al risultato finale. Per quale motivo? Rappresentatività campionaria, bisogna avere molto cura nella selezione dei campioni e fare buoni campioni ha un costo esagerato, veramente molto elevato. Se poi vedete, e ritorniamo alla trasmissione, quali sono i prezzi con cui vengono venduti alcuni sondaggi, la domanda è: ma come si fa ad avere un campione di qualità in quel modo? Alcuni istituti addirittura mettono il tariffario, no, sul loro sito internet, per cui 3.900 euro un sondaggio. Ora, francamente, provate a immaginare selezionare un campione probabilistico, quanto può costare, ma comunque. Le mancate risposte, evidentemente, il ruolo delle campagne elettorali, sembra un paradosso, ma la campagna elettorale è fatta per smentire i sondaggi, perché attraverso la campagna elettorale cerchi di orientare il voto, evidentemente, e legittimamente. Il tasso di astensione, altro dato importantissimo, guardate le europee prossime, non avremo un livello di partecipazione al voto paragonabile alle elezioni politiche. Ecco allora che se ci sono partiti che hanno più capacità di mobilitazione o sono più, che ne so, filo europei, in questo momento hanno risultati un po' migliori nei sondaggi. Ma sarà proprio così l'8 e il 9 giugno? I modelli di ponderazione, ne parlavamo prima, e lì è la statistica elettorale che ci aiuta, perché a partire dal dato passato che noi zavoriamo con un dato di ponderazione, di correzione, calibriamo le stime. Il margine di errore, anche qui vedere o commentare uno 0,3 che cresce, uno 0,4, quando abbiamo un margine del 3%, quando siamo vicini al 50% evidentemente, però è un po' surreale, perché mi verrebbe da dire, lo dico anche provocatoriamente, non è che siano più di una o due persone tra un campione e l'altro che generano queste oscillazioni, ma in alcuni casi è addirittura il braccio di una persona, perché non arriviamo nemmeno ad avere il singolo elettore in più o in meno che giustifichi lo 0,1 che aumenta o diminuisce. E da ultimo l'effetto appunto della profezia che si autoavvera. Quindi quello che vi voglio dire, attenzione, è che la pubblicazione di un sondaggio comunque orienta o può orientare un cambiamento di voto. Non a caso si parla di late swing, cioè l'idea che uno cambia all'ultimo momento, perché io vedo quello, lo considero un pronostico, non voglio che vinca Tizio e allora rinuncio a votare per il partito che ritenevo di dover votare per fare in modo che non vinca chi è dato per vincente oggi, no? E allora vedete che ci sono comunque degli elementi su cui riflettere. Vi ho riportato anche, diciamo, i fatturati delle aziende, ma questo non importa, ma è semplicemente per dire, non è un'ostentazione e nessuna presunzione, ma avere una società che fa più di 2.000 ricerche in un anno vi dà uno spettro di analisi, di conoscenza della società enorme. Il voto non è un qualcosa di disgiunto rispetto alle dinamiche sociali e quindi lavorare sulla comprensione, no, dei bisogni, dei desideri, delle paure, delle emozioni delle persone, è importante al di là della domanda secca per chi vuoi votare.
E allora dietro questi numeri c'è anche capacità di investimento, formazione personale, ma voi sapete quante volte noi, i nostri giovani ricercatori di tutti i settori, ma anche in ambito politico, mandiamo all'estero perché si, come dire, formino rispetto a modelli o errori comuni che ci sono in diversi paesi, autoselezione del campione, modelli di ponderazione e così via. Tutto questo per dirvi che, e vado a chiudere perché ho abusato della vostra pazienza, dobbiamo anche fare i conti con altri aspetti. Maneggiamola con molta cura l'opinione pubblica, non è una critica nei confronti dei cittadini, ci mancherebbe altro, ma molto spesso noi abbiamo percezioni che sono distanti dalla realtà. Abbiamo inaugurato una serie di ricerche nel 2014, 10 anni fa, per misurare la distanza tra le percezioni e la realtà. Cosa facciamo? Su ogni dato, no? Quanti sono gli stranieri presenti nel suo paese, quanti sono gli anziani, quanti sono... Morale, alla fine calcoliamo il valore medio e lo confrontiamo col valore reale. Ecco, l'Italia, in questa prima rilevazione, ma anche negli anni successivi, era il paese che mostrava la distanza maggiore tra percezione e realtà. Questo valeva per alcuni dati della strettissima attualità politica. Guardate, gli immigrati erano il 7% nel 2014, la risposta media era 30%. Io ci ho scritto un libro con Mondadori, La penisola che non c'è, la realtà su misura degli italiani. Andandolo a presentare, le persone poi venivano e mi dicevano: guardi, io ho molta stima, la rispetto molto, ma mi creda, non sono il 7%, sono il 30%. Guardi, venga nel mio paese, la invito, in piazza, venga, sono il 50%. Ecco. Noi ci facciamo guidare spesso dalla percezione dei fenomeni, siamo più propensi a, come dire, a essere esposti agli allarmi sociali e quindi dilatiamo la portata dei fenomeni che ci fanno più paura. Ma questo non è irrilevante rispetto alla proposta politica, alla campagna elettorale, ai temi che vengono, come dire, presi in considerazione dalle diverse forze politiche. Abbiamo un problema molto serio di scarse competenze, no? Vi cito solo un dato, quanti italiani sanno cos'è lo spread, di cui parliamo dal 2011 quasi ogni giorno? No, lo sa il 27% e il 19% dopo che gli diciamo noi qual è la definizione, anche solo per compiacere l'intervistatore, per la desiderabilità sociale che è altro elemento che influenza i sondaggi, dice lo conosco, il 54% non lo sa. Allora a quel punto chiediamo ma è positivo o negativo se aumenta lo spread? Abbiamo capito che è negativo. Poi un 3% dice è positivo, 22% butta la palla in tribuna e dice dipende, non si capisce perché, ma va bene. Queste sono le opinioni. Poi gli diciamo, ma cosa succede ai titoli di Stato quando aumenta lo spread? Interessantissimo, perché cosa dicono? Dicono che sostanzialmente diminuisce. Perché? Se è negativo sono più povero e quindi il tasso di interesse sui titoli di Stato è più basso. È esattamente il contrario, evidentemente. Tutto questo, e chiudo, per dirvi che in realtà noi siamo di fronte a una contestazione che non riguarda soltanto l'Italia, internazionale 2017 ha fatto questo numero, la fine dei fatti, siamo in qualche modo più orientati dalle nostre percezioni che dai dati effettivi, ma tutto questo inevitabilmente influenza anche i comportamenti di voto. E allora, mutuando un termine coniato dal professor Rodotà nel 94, pensate, nel libro Tecnopolitica, parlò di sondocrazia. Quindi, il sondaggio è uno strumento straordinariamente utile, però attenzione ai rischi, perché per esempio si confonde spesso il consenso istituzionale e il consenso virtuale, che è quello misurato con i sondaggi. Quindi dire oggi siamo maggioranza, no, maggioranza è chi siede in Parlamento, il voto è sacro, i sondaggi ci danno una rappresentazione virtuale di quello che può essere il consenso. Secondo aspetto, il gioco di specchi deformanti, no? Quando le percezioni sono di quel tipo facciamo un sondaggio per avere conferma che gli italiani ritengono che questo tema sia prioritario nel Paese, no? Ma in realtà è semplicemente una sorta di cortocircuito, che rischia di essere un cortocircuito per la democrazia. Altro aspetto su cui riflettere, il sondaggio diventa bussola della politica, cioè si fanno sondaggi per definire l'agenda delle priorità, vuol dire abdicare, vuol dire che la politica rinuncia a fare proposte, ad avere una visione del paese, del futuro del paese, e per ragioni di consenso insegue i sondaggi. Questo spiega in larga misura perché nel nostro paese non si fanno si fa fatica a fare riforme, perché le riforme sono impopolari, perché i cittadini le reclamano, ma poi quando fai la riforma c'è il crollo di popolarità. Potrei raccontare tantissimi sondaggi su questo tema, no? Perché? Perché la riforma ti induce a cambiare
e quindi inevitabilmente si guarda all'obiettivo di breve. E da ultimo, la maggioranza ha sempre ragione? No, in democrazia la maggioranza decide, ma non è detto che abbia sempre ragione. Vogliamo ricordare una delle prime consultazioni di cui si ha memoria? Gesù Barabba. Sappiamo cosa ha deciso la maggioranza, ma forse qualcuno di noi sospetto che non fosse proprio la decisione più giusta, ce l'ha ancora oggi. Grazie. No, mi faccio io perché dopo la pennetta. Scusate, ho sforato un pochino, ma erano tanti temi, però vi lascio quelle slide. Ok, salve a tutti. Innanzitutto ringrazio la professoressa Marella per avermi invitato e anche la bellissima presentazione del presidente Pagnoncelli. Io cercherò di fare una presentazione che punta ad essere complementare a quella del presidente Pagnoncelli e guardiamo un po' a dati reali, quindi appunto non sondaggi ma appunto la statistica elettorale. Vi faccio vedere brevemente una piccola agenda che in questi 15, diciamo, barra 20 minuti di presentazione mostrerò. Innanzitutto, diciamo, il focus sarà vedere come è cambiato il voto in Italia, soffermandomi su alcuni aspetti particolari. Quindi cercheremo di vedere innanzitutto che ci sono dei pattern specifici temporali e anche geografici. Vedremo se questi pattern sono propri a prescindere dal tipo di elezione, no? Ricordiamo che abbiamo quantomeno, diciamo, i quattro principali tipi di elezioni in Italia, che sono le europee, le nazionali, le regionali e le comunali, e vedremo quindi se a seconda del tipo di elezione cambiano i pattern o si può diciamo, sottolineare un aspetto piuttosto che un altro. Infine, ho deciso di fare un focus specifico sul ruolo delle donne in politica, in particolare un aspetto poco, magari non così tanto conosciuto, comunque non così tanto popolare, come il ruolo delle donne nella politica locale, quindi soprattutto nelle elezioni comunali. Alcune cose che mostrerò naturalmente le sapete già, quindi alcuni pattern, come chiaramente il pattern sull'affluenza, purtroppo è tristemente noto. Avevamo un pattern, qui sono tutte le elezioni nazionali dal dopoguerra in poi, quindi dal 48 in poi. Abbiamo visto come fino a fine anni 70 l'affluenza era sempre sopra il 90%, poi man mano è iniziato un calo e alla fine direi un vero e proprio tracollo. Siamo arrivati nel 2022 ad avere il 63,9% di votanti, che è il punto più basso della politica nazionale toccato fino oggi, ma sospetto che non reggerà a lungo come record. Un altro pattern forse abbastanza conosciuto è quello anche un po' geografico. Vediamo che relativamente proprio alle elezioni del 2022, dov'è che si vota di più? Si vota di più soprattutto, diciamo, nella parte alta del centro, quindi Toscana, l'Alta Umbria, l'Alte Marche, e poi diciamo, storicamente sempre un po' l'Emilia-Romagna, sulla via Emilia, e anche un po' Lombardia, Veneto, quindi soprattutto le aree del nord. Non tantissimo, vediamo, in Alto Adige, dove diciamo lì ci sono altre dinamiche che portano a un cambio, a un calo del turnout, ma queste le vediamo anche nelle zone montane del Veneto e del Friuli. Al sud la situazione è abbastanza disperata, vediamo soprattutto in Sardegna un vuoto preoccupante, con tante aree sotto al 50%, e anche la Calabria non è da meno. C'è qualche segnale di speranza, diciamo, in Sicilia, ma insomma la situazione è abbastanza... c'è un bel divario anche nord-sud abbastanza chiaro. Quello che magari è meno noto è che noi potenzialmente potremmo usare diciamo, questi flussi di voto, quindi anche il voto ai partiti, per cercare di vedere se ci sono dei trend particolari, no? Invece di seguire un singolo partito, è possibile usare degli indici sviluppati da alcuni scienziati politici per cercare di vedere se ci sono dei pattern sia
temporali che anche geografici sul voto verso certi tipi di partito. Quindi per esempio ci sono questo famoso indice di autoritarismo creato da Engelhardt e Norris che è stato creato sulla base della Chapel Expert Survey. Praticamente la Chapel Expert Survey nella versione europea è una survey che viene fatta ogni di solito 3-4 anni a un gruppo di scienziati politici, esperti di partiti politici a livello europeo, che devono dare un voto a ciascun partito politico relativamente a certi argomenti. E qui in particolare mi sono soffermato sull'indice di autoritarismo, che è stato fatto tramite una rielaborazione di questi dati del 2014, che in pratica dà uno score, un punteggio più elevato a quei partiti che sono più vicini in qualche modo a alcuni valori autoritari, come il nazionalismo, il sostegno alle politiche anti-immigrazione e anche opposizione alle tendenze progressiste. Vedete qui un breve riassunto, sono stati valutati più di partiti, qui ne mostro solo 5, vediamo come si va da un punteggio relativamente basso, qui la scala è da 0 a 100, relativamente basso del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che stanno 37-39, fino poi a aumentare a 76 Forza Italia, 86 Lega e 91 Fratelli d'Italia. Da notare appunto che questo score è fisso a un certo anno, quindi 2014. È possibile, anzi sicuramente è successo, che alcuni di questi partiti hanno cambiato le loro posizioni nel tempo, quindi questo score è affidabile in un range di pochi anni, a sinistra e a destra di questo intervallo temporale. Proprio per questo mostrerò solo le elezioni ravvicinate al 2014, in particolare faccio vedere queste tre mappe che fanno vedere il colore più scuro, il blu scuro, corrisponde a punteggi autoritari più elevati, naturalmente si vede subito il trend legato alla Lega Nord, che era sicuramente molto più popolare al nord, almeno nel 2008, quando ancora si chiamava Lega Nord, è interessante notare come la cartina del 2008 assomiglia abbastanza a quella del 2018, anche se c'è stato soprattutto un travaso di voti qui da Forza Italia verso un po' più la Lega, e nel 2013 vediamo c'erano dei segni in realtà di meno, un punteggio autoritario un po' più basso, ma appunto è stato un piccolo intervallo perché poi si è tornati a salire. Non mostro le elezioni del 2022 perché appunto cominciamo a essere molto lontani dal 2014, è un po' un azzardo. L'unica cosa che vi mostro però è la differenza abbastanza clamorosa tra quelle del 2018 nazionali e quelle del 2019. Naturalmente questa è dovuta soprattutto al fatto che la Lega al tempo già si chiamava Lega, ha avuto un successo abbastanza clamoroso anche al centro e al sud, raggiungendo a livello nazionale oltre il 34%, e vediamo che semplicemente usando un indice di questo tipo si può mostrare anche appunto quali sono le zone che hanno premiato di più partiti con questo tipo di orientamento. Sappiate che appunto è possibile usare altri indici per mostrare per esempio quanto sono i partiti green, quanto sono a favore di certe politiche piuttosto che altre e così via. Scendendo di livello, quindi andando a un livello un po' meno studiato, che è quello delle elezioni regionali, voglio mostrarvi due trend molto interessanti. Il primo è sempre il solito trend sulle elezioni, sull'affluenza. Naturalmente qui, non naturalmente, però sto considerando solo le regioni a statuto ordinario, quindi 15 regioni che sono state costituite nel 1970. In realtà dal 1970 fino al 2000 le regioni a statuto ordinario hanno tutte tenuto le elezioni lo stesso anno. Okay? Sempre, quindi sono 15 nel 70, 15 nel 75 e così via, fino al 2000. Dopodiché è iniziato uno scollamento, perché qualche volta il governo regionale cadeva per vari motivi e quindi, visto che le elezioni si terranno ogni 5 anni, c'è stato un po'... Tant'è che nel 2020, se non sbaglio, solo 9 regioni a statuto ordinario hanno... Quindi attenzione, non è sempre lo stesso campione di regioni, però è abbastanza chiaro il calo, quindi fino al 2000 erano tutte quante, poi c'è stato un calo, un cambiamento. Quello che si nota appunto è un calo, la cosa però interessante è quando andiamo a sovrapporre a questo grafico quello delle elezioni nazionali.
Se vedete nella prima parte, quindi le elezioni nazionali in blu, quelle regionali in rosso, vedete che fino al metà anni 90 erano praticamente appaiate a livello di affluenza. Quindi le elezioni regionali, che spesso vengono definite da alcuni scienziati politici elezioni di secondo ordine in qualche modo, perché è come se ci fosse un po' meno rilevanti dal punto di vista del cittadino, tuttavia almeno fino a metà anni 90 attiravano tante persone quante quelle nazionali. Questo è cambiato, diciamo, a partire dall'inizio degli anni 2000, e si è creato un vero e proprio gap che ancora è presente ai giorni oggi, e questo gap è abbastanza sorprendente, anche perché dal 2000 sono le prime elezioni regionali dove si eleggeva direttamente il capo, il presidente della regione. Ah, sono quelle vere, diciamo, qui sono... Sono da... No, nel senso che l'alta affluenza alle regionali potrebbe essere data dal fatto che si votava nello stesso anno. No, non si votava quasi mai nello stesso anno. No, no, perché era 70-75, ogni 5 anni le regionali. Sì, qui vedete questo asse, ma in realtà questo è 72, questo è 76 e così via. E quindi questo gap è abbastanza, come dire, tra virgolette, difficile da spiegare, è molto interessante. Quindi non è... Magari lo sono diventate i secondo ordine, ma non lo erano almeno originariamente, almeno per quanto riguarda i cittadini, che comunque si recavano numerosi alle urne. Molto più preoccupante è la situazione recente, ancora più preoccupante di questo 58% che abbiamo osservato nel 2020. Vediamo che in Lombardia 2023, questi sono dati comunali sull'affluenza, l'affluenza media sta al 41,7%. Vedete che non è bellissima la mappa della Lombardia, è molto rossa. Se vedete quei pochi punti verdi, che significa comunque un'affluenza bassa, perché comunque parliamo del 60%, sono circa una decina, e calcolate che la Lombardia ha oltre 1400 comuni. Quindi circa 10 comuni su 1400 hanno votato almeno il 60% dei cittadini. Quindi un'affluenza bassissima. Si può appaiare, diciamo, questa mappa a quella del voto. Qui ho semplificato, ho messo voto per candidato di destra, candidato di sinistra. Quindi il candidato di destra, che è quello che poi ha vinto le elezioni, parliamo di Fontana. La cosa interessante è notare che, come i voti maggiori presi dal candidato di destra sembrano essere in qualche modo anche nelle aree dove si è votato di più. Sembra esserci un piccolo legame di questo tipo. Ora non ho approfondito, diciamo, con analisi statistiche, però già dal punto di vista visivo sembra emergere questo dato, e questo dato è sostanzialmente confermato anche dalle elezioni regionali del Lazio, che addirittura hanno fatto peggio di quelle in Lombardia, con un'affluenza del 37,2%. Okay? Parliamo di un anno fa. Vedete, anche Roma non è stata esente da andare sotto il 40% dei votanti, e c'è solo qualche piccolo comune qui che ha votato un po' più del 60%. Qui, ad esempio, uno che mi sono segnato è Borgorose, e qualche altro comune qui, pochi comuni. E la cosa interessante è notare che anche qui, dove si è votato di più, in qualche modo si è votato di più il candidato vincente, quindi Rocca. E forse fa pensare che potrebbe esserci delle zone in qualche modo di roccaforte di questi candidati, che hanno portato magari più cittadini alle urne rispetto ad altre aree del paese, della regione in questo caso. Infine, l'ultimo tipo di elezioni su cui mi soffermo sono le elezioni comunali. Qui ho raccolto dati un po' più limitati, parliamo dal 2000 in poi, e anche qui considero le elezioni comunali a livello solo le regioni a statuto ordinario, perché per un motivo di statistica elettorale molte delle regioni a statuto speciale si collezionano i dati da soli, quindi è più difficile averne accesso, è più difficile elaborarli, però non è impossibile. Però qui, diciamo, quello che vedremo, anche per essere in linea con le elezioni regionali, sono solo i comuni appartenenti a regioni a statuto ordinario. Inoltre, qui vedete affluenza a livello annuale, ma anche qui, come con le regioni, è possibile che i comuni votino in anni diversi, anzi questo succede sempre di più. L'anno più comune, diciamo, più per fare questo gioco di parole non voluto, è quello del 2004, 9, 14, 19 e quindi 2024, che per esempio il 2024 circa metà dei comuni saranno al voto, mentre gli altri anni comunque circa sempre tra i 600 e i 1000 comuni sono sempre al voto.
Quindi diciamo non è un trend sempre fatto dai stessi comuni, però generalmente si vede un trend decrescente. E anche qui è molto interessante mettere in legame, mettere in relazione le elezioni comunali con gli altri due tipi di elezioni, almeno dal punto di vista dell'affluenza. Si nota in qualche modo una nuvola sandwich, okay? Quindi abbiamo in mezzo le elezioni comunali, abbiamo in basso quelle regionali e sopra quelle nazionali. Quindi in qualche modo il cittadino è più portato ad andare a votare quelle comunali che quelle regionali, ma allo stesso tempo meno di quelle nazionali. È interessante però notare come all'inizio del periodo, nel 2001, nelle elezioni comunali si era votato tanto quanto quelle nazionali. Quindi anche qui sembra esserci un piccolo calo ulteriore di quelle comunali rispetto a quelle nazionali. L'ultimo aspetto che volevo mostrarvi è ecco, qui è una rappresentazione diciamo grafica dei comuni. Qui ho messo ultime elezioni perché appunto essendo sfasati nel tempo sono le ultime elezioni fatte, quindi per alcuni comuni sarà 2023, per altri 2022 e così via. Quindi questa è una mappa, insomma sempre rosso male, verde bene, e vediamo, insomma, ci sono alcuni pattern, qui è da notare come le aree montane della parte alta del sud siano state quelle, diciamo, col turnout un po' più basso. L'ultimo aspetto che però mi premeva è quello appunto del ruolo delle donne nella politica locale, in particolare una valutazione delle politiche pubbliche fatte per una maggiore partecipazione delle donne al governo locale, una valutazione fatta non in modo tradizionale ma semplicemente in modo visivo. Però già in modo visivo emergeranno alcuni trend molto chiari. In Italia abbiamo approvato due leggi importanti per la partecipazione delle donne, la prima del 2012, la seconda del 2014, che sostanzialmente, vediamolo un attimo, quindi dal 1 gennaio 2013 in tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti, che al momento in Italia sono circa un terzo dei comuni, comunque noi abbiamo due terzi di comuni che sono sotto i 5.000 abitanti, questo va sempre ricordato. E cosa doveva succedere? Che ciascun genere deve rappresentare almeno un terzo del numero totale dei candidati consiglieri. Questo per legge, cosa che prima non era assolutamente obbligatorio. Entrambi i generi devono essere rappresentati nei comitati esecutivi, quindi diciamo ci deve essere almeno un assessore donna e così via. Nel 2014 la legge è stata rafforzata perché prima di tutto si comincia a considerare anche i comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti, quindi a questo punto la copertura dei comuni è circa del 50%, e quello che dice la legge del 2014 è che nei comuni sopra i 3.000 abitanti ciascun genere rappresenti almeno il 40% dei membri della giunta comunale, cioè degli assessori. Vediamo graficamente se queste leggi sono più o meno state accolte o no. La prima vede chiaramente tutti i rappresentanti dei governi comunali, qui abbiamo consiglieri, assessori, vice sindaco e sindaco. Naturalmente se uno è assessore e anche consigliere viene considerato una volta sola, quindi non ci sono ripetizioni. Vediamo che il trend prima delle politiche era il 20%, un po' più del 20%, e effettivamente siamo arrivati al 50% addirittura. Quindi dal punto di vista della presenza delle donne nel Consiglio Comunale, sicuramente queste politiche hanno avuto l'effetto che probabilmente era sperato. Se vediamo la rappresentazione anche geografica, vediamo come questa percentuale era già aumentata anche un pochino, quindi c'era un po' di trend già prima dell'implementazione di questa politica, però effettivamente il vero salto è stato fatto da dopo l'implementazione della politica. L'ultima cosa che vi voglio mostrare appunto è come questo sia successo anche nelle giunte. Quindi inizialmente le donne avevano circa il 20-25% delle donne avevano ruoli di potere, qui abbiamo messo assessori più sindaco, e vediamo al momento abbiamo addirittura superato gli uomini, quindi più del 50% tra assessori e sindaci in Italia ad oggi nelle regioni a statuto ordinario è fatto da donne, è rappresentato da donne. L'ultima slide però è meno incoraggiante perché se prendiamo il ruolo apicale, cioè quello del sindaco, questo non è successo. Okay? Questo è il trend del sindaco, c'è stato comunque un trend in crescita, siamo passati da circa l'8%, abbiamo raddoppiato nell'arco di 20 anni, ma vediamo
sono state promosse, ma fino a un certo punto, ok? Fino a non toccare proprio il ruolo apicale. Se lo vediamo vedere graficamente, questa è l'ultima slide. Ad oggi abbiamo 1181 comuni guidati da un sindaco donna sui 7900 comuni italiani, qualcuno in meno perché c'è sempre qualche commissario qua e là per i vari comuni che hanno qualche problemino, e però inizialmente erano 549, quindi c'è stato più di un raddoppiamento della presenza di sindaci donne nell'arco di 20 anni, ma ancora, diciamo, nel ruolo apicale a livello comunale non, questo ruolo non è stato fatto. Non c'è nessuna legge che obbliga avere sindaco donna, naturalmente, e quindi questo non è stato messo in pratica. Vi ringrazio. Allora, buongiorno a tutti, anche io per prima cosa desideravo ringraziare Daniela per questo gentile invito a questa interessante riunione scientifica del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, e volevo ringraziare anche la direttrice dunque. E questo contributo che presento è in collaborazione con il professor Scozzari, che ne arrivo, con il quale lavoriamo da anni su problemi di matematica elettorale. E da molti anni, e da un bel po' di anni, collaboriamo anche con il Servizio Studi della Camera dei Deputati, e in particolare quello di cui parlo oggi è proprio un problema su cui abbiamo lavorato insieme e intorno al quale, diciamo, si dibatte da tanti anni, ma diciamo, collegandomi anche a quello che ha detto il Presidente Magnancelli, dipende da come passa il messaggio. Quindi ci siamo, diciamo, abbiamo avuto soddisfazione che a un certo punto della storia, che vedremo un pochino in queste slide, si sia presa coscienza della esistenza di questo problema tecnico delle leggi elettorali italiane, e che si sia tentato anche di porvi rimedio. Quello che illustriamo oggi è che in effetti per porre rimedio a questo tipo di procedure anche qui bisogna saperle manipolare, ok? Quindi anche questo da trattare con attenzione. Ora, sebbene differentemente dai precedenti contributi non toccherò aspetti di carattere statistico ma più di calcolo, credo che questo intervento colga perfettamente lo spirito della sessione, perché assolutamente è una sfida del votare quella di garantire a cittadini e forze politiche delle procedure corrette e che siano in grado di seguire il principio di rappresentanza, e vedremo, non solo politica ma anche territoriale, nonché soprattutto per l'elettore il principio di equità di voto. Ok, spero di non essere troppo lunga perché i tempi si sono un po' ristretti. In effetti questa presentazione, che è in inglese, spero non sia un problema, è una presentazione un po' strutturata e forse un pochino, non so, didattica, nel senso che ha bisogno necessariamente di questa struttura per introdurre dei concetti che via via si evolvono. Quindi fondamentalmente passeremo dal concetto di rappresentanza in termini proporzionali, che credo sia un concetto noto a tutti, alla rappresentanza di tipo biproporzionale, quindi doppia, rispetto appunto ai due principi che citavo prima, di rappresentanza politica, che è quello comunemente noto a tutti, e di rappresentanza territoriale. Parleremo di questo problema tecnico delle nostre leggi e vedremo anche velocemente qualche aspetto più formale.
La rappresentanza proporzionale è un concetto noto a tutti, in questa presentazione ci tengo a osservare che c'è un problema di allocazione di seggi sulla base di un voto, che è l'input di questo problema, che è di carattere vettoriale, cioè vuol dire che io ho un elenco di importi di voti che i vari partiti hanno ricevuto e questo determinerà invece il numero di seggi che ciascuno riceverà dopo l'allocazione dei seggi. Quindi vettoriale vuol dire in una dimensione fondamentalmente e cercheremo di visualizzare questo con dei piccoli schemi. Quindi il concetto di rappresentanza è ovviamente quello di poter rappresentare in una piccola camera con un ridotto numero di parlamentari l'intera popolazione degli elettori e l'input di questo problema che si chiama seat allocation, allocazione di seggi, è il numero di partiti, qui genericamente espresso da una N minuscola, la size, cioè il numero di seggi in palio in quel momento, e i gruzzoletti di voti che ciascun partito, indicato genericamente con J, ha conseguito. Il problema è quello di assegnare insiemi di questi seggi in palio a livello nazionale ai vari partiti e il metodo, la procedura, deve garantire che questa conversione, trasformazione, questi sono termini che si usano spesso, dei voti in seggi, garantisca innanzitutto la rappresentanza proporzionale, di questo ci occupiamo qui ovviamente, ma forse elemento che sfugge ai più, anche condizionatamente a una serie di vincoli. Quindi ci sono delle condizioni semplicemente numeriche che devono essere soddisfatte, normate dalla legge, non sono diciamo schiribizzi di matematici. Quindi il problema è l'input ai voti, l'output devo assegnare i seggi. L'output è l'apportionment, quindi l'allocazione dei seggi e come vi anticipavo questo tipo di passaggio tecnico di allocazione di seggi è presente in diverse leggi del nostro paese. Noi focalizziamo l'attenzione su quella della Camera dei Deputati, ma in realtà è presente anche nelle elezioni europee e nella gran parte delle leggi elettorali regionali che nascono tutti da una legge comune che poi è stata riformata lasciando libere le regioni di normare la propria legge per la rappresentanza del Consiglio regionale. Quindi l'idea è quella di essere guidati dal principio assoluto di proporzionalità, di perfetta proporzionalità. Il problema sta nel fatto che se dal punto di vista teorico la perfetta proporzionalità tra questi numeri si può conseguire se noi assegniamo dei numeri S che sono numeri frazionari, elemento di calcolo che c'è nella procedura come diciamo risultato intermedio, nel momento in cui la richiesta ovvia che i seggi, il numero di seggi sia un numero intero, le due cose semplici, la proporzionalità perfetta e avere dei numeri di seggi, diventano un problema complesso. Quindi questo diventa un problema difficile. Velocemente vi faccio vedere questa slide dove ci sono i passaggi, i metodi di allocazione proporzionale, anche vettoriale, sono di diverse categorie. In Italia, un po' per tradizione, si usa, in particolare alla Camera dei Deputati, ma anche nelle altre leggi, il metodo del quoziente di R, abbinato poi in una seconda fase all'allocazione dei seggi residuali con il metodo dei decimi più alti. Qual è il punto? Il punto è che questo va tutto bene finché lavoriamo in una dimensione. Però nel nostro paese, e qui proietto un po' di stralci di costituzioni e leggi, l'articolo 56 della Costituzione per il riferimento alla Camera dei Deputati, qui con i vecchi numeri e qui con l'aggiornamento dopo l'ultima riforma con la legge del 2020 della riduzione dei parlamentari, ma in ogni caso norma che la prima cosa che si deve fare dal punto di vista di calcolo è decidere quanti seggi sono in palio in ogni circoscrizione. E questo diventa un vincolo del problema. Non è che lo decidiamo, lo calcoliamo e poi ce ne scordiamo in una seconda fase. Questo è un po' quello che è capitato storicamente. Per fortuna di recente è capitato meno, ma di questo spero di arrivare a dire meglio. Questi è un po' i passaggi delle leggi, il ruolo di queste slide è solo quello di portare l'attenzione sui numeri che sono cambiati con la riduzione del Parlamento, della numerosità del Parlamento, ma fondamentalmente sono tutti quei lunghi passaggi in cui l'ufficio elettorale, somma qua, somma là, riporta là,
E giustamente fa questo. Questo ci ricorda anche una cosa importantissima in questa presentazione, che diventa un nostro obiettivo, che la legge è una procedura di calcolo, in questo caso, ma deve essere scritta con linguaggio testuale. Meglio sarebbe se il linguaggio potesse essere algoritmico, ma chiaramente non ce lo possiamo permettere. E quindi la sfida, non nel voto, ma nel disegno della procedura di allocazione dei seggi, è di riuscire a fare questo, che è anche ancora diciamo, argomento della nostra ricerca corrente in questo campo. Anche qui vorrei fare dei conti più piano, ma bypasso. Penso che tutti sanno come si calcola l'allocazione proporzionale dei seggi su un'unica dimensione tra diversi partiti. Fondamentalmente il calcolo è innanzitutto quello della quota naturale o ideale, che è il numero frazionario a cui facevo riferimento prima. Se noi calcoliamo le quote naturali, ciascun partito riceve il suo QJ, però il QJ può essere 2 seggi, 4, 3, 3, 5, 7. Questo chiaramente non è assegnabile, questo numero deve diventare intero. Okay? Quindi la legge e il metodo che viene applicato sicuramente, e qui attenzione c'è un passo di ingenuità, sicuramente dalla parte intera inferiore, questo è importante perché consolida nella testa di chi legge la legge che quello al partito è dovuto. Ora, per una serie di proprietà teoriche, se l'allocazione è vettoriale è vero. Ci sono delle proprietà che dicono quel partito con questo metodo prenderà sicuramente almeno quel numero. Ma quando entriamo, e mimo l'immagine che vedremo tra un po', nella doppia dimensione, quindi mettiamoci in un contesto diciamo di tabella o matrice, meglio, questo non è più garantito. Okay? Detto questo, una volta date le parti intere inferiori di queste quote naturali, fondamentalmente ogni partito ha già un suo gruzzolo di seggi assegnato e sicuro, e successivamente avanza un importo di seggi che io ho indicato con RS per residual seats, che devono essere ancora distribuiti, sempre agganciati a quella che è la capacità di rappresentare. E nelle leggi e anche nei nostri colloqui con i colleghi della Camera dei Deputati, e lì il resto conta. Quel 0.435 deve contare perché è l'aggancio con il calcolo diciamo di proporzionalità fatto precedentemente. Questo è un esempio numerico che bypassiamo. Passiamo invece al concetto di biproporzionalità o doppia proporzionalità. E vedete l'enfasi è su matrix perché la matrice diventa un calcolo matriciale. E qual è la natura di una tabella rispetto a una riga? È che se è una tabella, ogni elemento all'interno di questa tabella, ogni cella, ha delle caratteristiche che la rendono dipendente dalle altre celle nella stessa colonna e dalle altre celle nella stessa riga. Okay? Questo vincolo che noi attentamente seguiamo e controlliamo a volte viene diciamo un po' dimenticato. Quindi qui è il momento, diciamo, di capire perfettamente cosa accade. Supponiamo, questa è l'immagine che ho tirato giù dell'ultima allocazione delle elezioni del 22, ipotizziamo che questa sia la caratterizzazione rispetto alla rappresentanza politica dell'allocazione vettoriale, quindi semplice, che tutti seguiamo e che sappiamo fare, che la legge prescrive come primo passo dell'allocazione dei seggi a livello nazionale per la Camera dei Deputati. Quindi la legge per prima cosa dice: io ti assegno in base ai voti nazionali che hai ricevuto questo numero di seggi, e questo diventa un vincolo. Quindi è come, io ieri guardandolo l'ho immaginato come un cassettone questo, con tanti scomparti. Gli scomparti sono predimensionati e quella dimensione si deve riempire con cosa? Con i seggi che in realtà la legge stessa, le norme italiane prescrivono che vengano assegnati nelle circoscrizioni e nelle ultime leggi a loro volta all'interno dei collegi plurinominali. Quindi l'idea è che i cittadini che esprimono il voto lo esprimono nelle loro circoscrizioni e questo deve contare, quindi io devo partire dalle circoscrizioni, allocare i seggi circoscrizione per circoscrizione, e sto riempendo quella matrice che dicevo prima, ma senza perdere di vista il fatto che una volta che ho dato tutti i seggi ai partiti, andando a fare le somme,
il totale deve entrare perfettamente in quel contenitore, non un seggio di più, non un seggio di meno. Okay? Quindi dimensionare preliminarmente il contenitore di ogni forza politica significa matematicamente imporre un vincolo che non può essere ignorato successivamente. Quindi due aspetti, rappresentanza politica, quella che diciamo abbiamo tutti in mente, e rappresentanza territoriale, con aggiunta del fatto, mi permetto di evitare un po' l'animazione per fare prima, con l'aggiunta del fatto che non solo voglio che ci sia rappresentatività, rappresentanza politica e rappresentanza territoriale, ma questi due principi devono condurre a un'allocazione numerica di seggi a ogni partito in ogni circoscrizione che soddisfi quelli che io chiamo, mi perdonerete, i totali di riga e di colonna, passando direttamente alla struttura del problema. Allora il problema viene configurato con una matrice dove ogni riga è una circoscrizione, un pezzettino del territorio. Ogni colonna è un partito e questo, come in tutte le tabelle a due dimensioni, mi permette di leggere nelle varie circoscrizioni cosa accade e di leggere poi anche come risultato cosa è accaduto a ogni partito, selezionando una colonna alla volta. Quindi la nostra allocazione di seggi alla fine deve essere conform to both dimensions, conforme a entrambi i vincoli imposti all'inizio, perché non li abbiamo imposti in maniera arbitraria, c'è stato detto che si doveva fare così. Inutile dire che ci sono molti paesi che hanno questo problema, non solo l'Italia, quindi non è solo una nostra pecca, ci sono molti lavori, questi sono quelli di riferimento paese per paese e i primi da parte mia e di colleghi che hanno collaborato con me nel tempo. E nonostante ci sia questa grande disponibilità di metodi, modelli per risolvere questo problema, che attenzione è un problema che non è così difficile da risolvere con lo strumento giusto, quindi questo lavoro e una serie di lavori che nei 20 anni che vedete che sono passati abbiamo fatti producono in modi diversi modelli corretti che sanno fare questa cosa. Poi può essere discutibile se il principio di proporzionalità è stato misurato con un indice o con l'altro, ma lo strumento funziona, ok? Nonostante questo, come abbiamo detto all'inizio, ancora non siamo pronti a una cosa che si possa scrivere nella legge elettorale e quindi ci teniamo ancora un po' le nostre procedure che possono avere qualche problema in qualche contesto. Provo a velocizzarmi con la proiezione di tutto. Il problema è matriciale, quindi quello che vi dicevo prima è questa configurazione. Io ho un contenitore di tante celle, una per ogni partito in ogni circoscrizione, e la legge deve calcolare quel numeretto. Ma i bordi, i totali, sono fissati. Quindi alla fine le somme devono dare questi totali prefissati. E ambizione aggiuntiva, perché questo sarebbe un semplice problema bidimensionale, questo è biproporzionale, quindi ci deve essere l'ambizione, che non li posso dare come mi pare, perché le soluzioni magari sarebbero molte, ma per riga e per colonna, quando leggo uno di questi oggetti, il totale che vedo sotto deve risultare ripartito proporzionalmente in quella estrazione della matrice rispetto ai voti che trovavo, perché è chiaro che questo è un problema matriciale che parte da una matrice di voto, dove in ogni cella trovo il numero di voti del partito J ottenuti nella riga I. Okay? Quindi, detto questo, diamo un'occhiata veloce ai persistent bugs, come li chiamiamo noi, e vediamo una tabella un po' antica. Vi ho evidenziato i totali di riga e colonna che sono fissati, e si vede qui, ma nella prossima c'è uno zoom, come nelle righe evidenziate in grigio ci sia un disallineamento. Quindi calcolo i totali, li fisso, impongo i vincoli, poi riempo la matrice, faccio la somma e in Piemonte 2 ho allocato 23 seggi, mentre mi era stato richiesto solo 22. No, e così, per compensazione, perché grazie a Dio il totale dei seggi, l'outsize rimane fissa, ci sarà qualcuno che da qualche parte ne ha perso uno, ad esempio qui Trentino Alto Adige. Ok? Quindi quello che succede è che si verificano questi effetti che chiamiamo di shifting seats, oppure seggi che slittano da una regione, da una circoscrizione all'altra. A cosa sono dovuti? Attenzione, perché questo ha un effetto secondario. Perché? Perché quando la procedura di legge alloca i seggi riga per riga non sbaglia,
L'errore lo fa nel considerare che le locazioni di riga siano dei problemi vettoriali indipendenti. Se quelle circoscrizioni fossero l'Italia, il Messico, l'Argentina, ognuno avrebbe la sua locazione. Quelle sono le circoscrizioni dell'Italia. E sono tutte legate, i numeri che io inserisco sono legati al fatto che alla fine, per colonna, quando vado a mettere insieme celle di numeri che ho attribuito nell'altra dimensione, nessuno mi garantisce che il totale torni. Okay? Quindi il vero problema che si realizza a valle dell'allocazione dei seggi secondo la legge, quindi HQ più LR, è che in realtà i totali di riga sono a posto, ma ho sballato i totali di colonna. E questo non è assolutamente accettabile, non posso andare a un partito e dire vabbè, guarda, ti avevo detto a metà della procedura che c'avevi 100 seggi, ma mi dispiace, te ne do 98. C'è quello che ne prenderà 102, ma comunque non va bene. Ok? Allora, che cosa si fa? In realtà da diverso tempo si è cercato di inserire una procedura di riequilibrio attraverso una sequenza di trasferimenti di seggi, che può essere anche uno strumento, diciamo, utile, ma deve essere controllato. Io non posso trasferire seggi secondo quello che intuitivamente, localmente mi viene in mente possa essere il modo di sistemare. E questo ha portato nel tempo, adesso ho pochissimo tempo, quindi cercherò di sistemare. Qui vi faccio solo vedere che a questo effetto, che va ad attaccare il principio one man, one vote, perché un individuo fondamentalmente, numericamente, non ha lo stesso peso a seconda della regione dove abita, e l'effetto di danno in termini di rappresentanza territoriale nel caso di questo flipper, effetto flipper che è stato tanto dibattuto, che viene proprio da questa sequenza di trasferimenti. Allora, il meccanismo di legge, e qui c'è lo sbrodolo delle leggi che abbiamo avuto dal 92 in poi, ne abbiamo cambiate, cioè abbiamo un'attività di riforma elettorale e ci siamo di nuovo. Queste sono le leggi che si sono susseguite con le diverse, diciamo, forme di sistema misto, premi di maggioranza, eccetera, 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 con in mezzo anche questa leggina aggiuntiva, poverina, che non è stata mai utilizzata, è stata in vigore un anno e mezzo e non è stata utilizzata, ma come scriviamo nel nostro lavoro, ha avuto un piccolo ruolo storico proprio in questa sequenza di trasferimenti, perché ha introdotto un elemento che in casi, diciamo, fortunati ha permesso di avere... di evitare questo effetto slittamento. Allora, cerco di andare velocemente per farvi capire qual è il problema secondario. Quando il legislatore, diciamo, l'ufficio elettorale controlla questi totali, perché il controllo lo fa perché è ora consapevole che questo può accadere, da questo controllo va a fare una procedura di riequilibrio che smuove quei totali di circoscrizione che erano tutti a posto, ok? Quindi nell'obiettivo di riequilibrare i totali nazionali di seggi dei partiti va a sparigliare invece i totali di circoscrizioni, ok? Questo porta a conseguenze di slittamenti di seggi che ci siamo tenuti nel tempo, ok? Abbiamo approvati nell'impossibilità di sistemarli, ok? Quindi guardando questa tabella, vedete dalle ultime due righe che c'è scritto 00, questa è una buona notizia, lo stesso è accaduto nelle elezioni per il Parlamento europeo, dove la storia è lunga, ma dopo un ricorso e una lunga storia di TAR e corti varie, si è arrivata a dire applichiamo questa procedura di bilanciamento prendendola a prestito dalla legge della Camera anche alle europee, perché sennò stavamo ancora diciamo, al punto di partenza. Ma vi volevo far vedere velocemente perché non si è verificato. Non si è verificato perché questa è l'allocazione finale. Mi scuso, le tabelle sono un po' diverse perché le ho un po' preparate, queste all'ultimo momento. La situazione finale era che dopo l'allocazione di riga il centrodestra era in deficit, si parla di partiti in deficit e partiti in surplus, e il Movimento 5 Stelle aveva 3 seggi in più a livello nazionale. Quindi sono stati operati dei trasferimenti. E i trasferimenti sono stati possibili secondo il primo passaggio di questa sequenza di trasferimenti di seggi. E se questo accade, cioè se io mi limito ad applicare il primo pezzetto della sequenza, non si realizzano problemi perché il seggio viene passato all'interno della circoscrizione. Quindi slitta su una riga e non è un problema perché lo slittamento nella riga serve per equilibrare i totali e passando dentro la circoscrizione il totale circoscrizionale non si cambia. Ok?
Il problema è se invece questo non accade come negli anni passati e come ancora potrebbe essere, perché se la legge 55 ha aggiunto un altro step in più che ha aiutato, comunque rimane nella procedura elettorale una norma di chiusura che dice: guarda, quando non sai che fa, prendi da una circoscrizione e dall'altra, perché qui bisogna sistemare. E quindi, diciamo, numericamente, dal punto di vista teorico, la legge ancora ha questo problema. Lo so che sono in ritardo, ma devo per forza dire due parole su questo algoritmo Adele, che è il nostro, diciamo, prodotto di questa pubblicazione. Questo a ricordare che se affrontiamo il problema formalmente, gli algoritmi sono tantissimi, i modelli sono tantissimi, dipende da come vogliamo interpretare i principi di proporzionalità. Quello che serve per una legge è una legge concettualmente semplice, facile da applicare anche operativamente, non solo per l'ufficio elettorale ma anche per il cittadino che volesse replicare i conti, questo dovrebbe essere un suo diritto, e aggiungo io, basata su questi metodi, tenendo conto anche delle parti decimali, i reminders sono i resti di queste divisioni, perché dall'esperienza con la Camera e col servizio studi abbiamo capito che questo conta, quindi è importante anche che chi fa strumenti formali si avvicini alle esigenze del contesto in cui va poi a applicarli. Quindi non vi ammorbo con l'allocazione biproporzionale, che riga per riga però è vettoriale, quindi esattamente quello che abbiamo detto prima ma ripetuto su tutte le righe. Il problema, almeno di questo problema tecnico, perché questo noi lo chiamiamo il bago debole, cioè il problema è che tutti pensiamo, abbiamo preso coscienza che si può verificare questo slittamento di seggi, ma a causa di un bago debole, cioè che i partiti a livello nazionale, circoscrizionale, per somma, possano prendere più o meno seggi a causa del fatto che gliene do un po' con il resto. Ecco, si possono produrre esempi teorici, purtroppo preparati a tavolino, ho quasi finito, in cui ci stanno partiti in difetto e partiti in eccesso, ma con le parti intere, quindi ritornando all'inizio, questa parte intera che io gli do non è un bottino che gli devo dare per forza nel contesto biproporzionale. Quindi siccome il rischio di shifting seat si genera qui, abbiamo tentato con questo algoritmo Adele di dare questo tipo procedura, una procedura che si avvicinasse a una scrittura fattibile nella legge, ma che tenesse ben presente due cose: garantire i totali di riga e colonna, che sono gli elementi che sfuggono attualmente al legislatore, e perseguire due principi di rappresentanza politica e territoriale. Allora, velocemente, perché mi sembra di non aver tempo, ma vi voglio far vedere almeno una tabella, tutto l'algoritmo gira intorno a questa differenza. Ve lo dico a parole, poi lascerò anche io la presentazione, la devo un po' ripulire del tutto quello che c'è sotto, che è un modo di misurare la situazione a valle dell'allocazione dei seggi per parte intera, ok? Quindi se parliamo di bago grave, anche Adele ha questo problema, ma nei casi reali che si sono verificati, data la parte intera, possiamo usare le parti decimali dei partiti in ogni circoscrizione per assegnare quelli che chiamiamo i seggi residuali, cioè quelli che avanzano, da assegnare per parte decimale. Come facciamo? Stabiliamo un rapporto target che è costante, sigma j è la somma di tutte le parti decimali diviso la somma di tutti i seggi che devo ancora avere. Quello è fisso, è come se fosse il punto dove arrivare. Devo arrivare. L'altro rapporto invece è variabile, leggete nel riquadro in alto a destra, raggiunge il rapporto target piano piano. Ad ogni passo do un seggio a ogni lista, con una sequenza di priorità che è determinata, diciamo, dalla ragione di questo algoritmo, che magari potete leggere perché è scritto con linguaggio assolutamente accessibile nella nostra pubblicazione. Brevemente i risultati: questo è sulle politiche del 2013, vedete il numero totale di caselle in cui questi seggi assegnati per parte decimali differisce è piccolo, non sono tanti, ok? E questo è quello che è successo. Quella che si vede molto bene è che se applico la legge del tempo ho degli slittamenti, se applico Adele non ce l'ho. Non devo produrre tutti gli esempi possibili per affermarlo, perché l'algoritmo Adele questo lo prevede a monte, ok? Come fanno tutti i metodi formali, cioè è una garanzia stabilita dal punto di vista teorico. Queste sono quelle più antiche, ho riportato le ultime per completezza e anche qui sono 14 casi. Quindi qui la differenza tra la legge attuale, che persegue in qualche modo
i principi di rappresentanza, ma a volte fallisce, l'effetto flipper ci dice questo, ma il problema più grosso è che c'è un may produce, può produrre shifting seat, può produrre dei risultati che non sono coerenti con quanto richiesto dalle regole. Un po' di pubblicità alla nostra pubblicazione, che qualcuno si è letto, abbiamo visto, e le conclusioni sono evidentemente che c'è ancora da lavorare, perché anche Adele, come abbiamo detto, rispetto ad alcuni bug più forti e debole, e c'è ancora un passo da fare per raggiungere la scrittura testuale di una procedura che sia con garanzie di correttezza. Vi faccio solo questa preview e poi, ma ho subito, diciamo, il fatto di essere l'ultima. Questo è un nuovo algoritmo che stiamo studiando adesso, che fa questo passo in più, che ci piacerà anche poi discutere insieme ai nostri colleghi, e questo cerca di applicare delle operazioni di trasferimento di seggi, ma, come piace chiamarle a me, controllati. Quindi non diamo più seggi e poi ci dobbiamo occupare di rimettere a posto sballando altro, ma ne diamo meno, un po' nell'idea di Adele, ma in questo caso assolutamente con la garanzia che non si verificano i bachi di cui parliamo da 20 anni, e li diamo facendo queste operazioni di trasferimento controllato. Quindi se lo sposto non faccio danno. Vi ringrazio per la pazienza. Allora, grazie a tutti. Il dottor Pagnoncelli si scusa, ma è dovuto scappare per prendere un aereo e quindi è andato via. Se ci sono domande per il professor Cerqua o con la professoressa Ricca, loro sono disponibili. Prego, la nostra direttrice. Sembrerebbe che da un certo momento in poi i cittadini si sentono rappresentati dai comuni a livello locale e si sentono meno rappresentati dalle regioni per quel livello intermedio. E questo lo si vede bene, perché dagli anni 70 all'inizio entusiasmo, no? Si va a votare per le regioni e poi pian pianino questa partecipazione si ridimensiona. Al tempo stesso c'è questa domanda che mi pongo: ma le regioni si occupano di sanità, che è una funzione essenziale, fondamentale, quindi che cosa avviene da un certo punto in poi per cui le persone non vanno più a votare, proprio quando i governatori, no, con le riforme assumono un ruolo più importante? Ultimo punto, scusate, poi mi fermo. Diceva Augusto, no? Le regioni, le elezioni regionali sono delle elezioni di secondo ordine, no? Ora, questo secondo me è vero, soprattutto da quando poi vediamo il tratto delle scelte, però c'è tutta una fase iniziale in cui invece, quando i partiti contavano ed erano partiti che
realtà le regioni, le elezioni regionali, secondo me erano proprio invece un banco di prova proprio per lo stato di salute dei partiti nazionali anche. Quindi non so se possono essere delle chiavi di lettura di questi due dati. Okay, grazie dell'intervento. Allora provo a rispondere in ordine sparso. In passato avevo creato anche una mappa che mostrava chiaramente la differenza di affluenza tra uomini e donne, a livello mostrato sempre a livello comunale per le elezioni nazionali. Si vede chiaramente come nel nord sostanzialmente votano tante donne quanti uomini, mentre man mano che si scende giù cominciano ad esserci dei gap, anche gap di oltre 10 punti percentuali tra donne e uomini. Quindi generalmente al sud, dove sono anche le zone più fragili, con tasso di occupazione più basso, soprattutto femminile e così via, anche lì c'è un vero e proprio gap nord-sud chiarissimo tra proprio la propensione ad andare al voto. E qui quando vediamo anche l'indice che abbiamo visto col presidente dell'Istat di fragilità comunale, un indice appunto composito fatto da tantissimi elementi, quindi è difficile capire da una singola mappa, però effettivamente diciamo somiglia molto a quello che avremmo visto con la questione anche del voto delle donne. Per quanto riguarda invece le elezioni regionali, in realtà è un dato che mi ha stupito, perché avevo sempre letto appunto che la letteratura le chiamava di secondo ordine, almeno quella italiana. Eppure effettivamente, almeno inizialmente, no? Quando soprattutto c'erano i partiti politici, no? C'era tutta la struttura, no? Prima di Tangentopoli e Mani Pulite, effettivamente l'affluenza reggeva. Quindi secondo me è proprio come dire, un tema di ricerca, è proprio una domanda a cui non so rispondere, però effettivamente il fatto che noi ci aspettiamo, no? Spesso si dice, ah, ok, ora argomento molto come dire, attuale, no? Vado a votare e so già chi sarà il presidente, ha più poteri e così via, no? Sia a livello nazionale che a livello regionale, no? Qui è successo il contrario, cioè io so che quando vado a votare so già chi vado a eleggere, però sostanzialmente l'affluenza cala invece che aumentare, no? E quindi è qualcosa di controintuitivo che ci dovrebbe comunque suonare un monito anche oggi su effettivamente dire ok, do più poteri, questo significa che il cittadino è più contento perché già sa chi va a eleggere, no? Ci fu anche nel 93 la riforma dei comuni che sapevamo direttamente il sindaco e prima non si sapeva chi veniva eletto in un secondo momento il sindaco, così come le regioni. Quindi questo diciamo il fatto di eleggere direttamente chi mi andrà a governare o a livello comunale o a livello regionale o addirittura a livello nazionale non provoca nel cittadino una maggiore voglia di andare alle urne, ecco, cosa che invece noi magari uno si potrebbe aspettare. E l'ultima cosa, diciamo, sul quanto riguarda la questione anche della sanità, anche quella interessante, sicuramente si intreccia, è da ricordare come la sanità è stata assegnata almeno la prima volta alle regioni già nel 77. Quindi le regioni fondate nel 70 inizialmente non hanno avuto praticamente nessun potere, poi dal 72 hanno cominciato ad avere qualche responsabilità, ma i veri, diciamo, una parte sostanziale della spesa pubblica a livello regionale si è avuta dal 77 in poi, quando la sanità è stata delegata alle regioni. Anche questo forse ha giocato un ruolo, però servono delle analisi più approfondite. Grazie. Se ci sono altre domande? Ok, nessuna. Prego. I problemi che ci sono rispetto al metodo proporzionale, non so se diciamo, quali altri, ci sono problemi di resti invece con altri sistemi elettorali, no? Quelli in cui, se non ricordo, nel divisore. Ah, o maggioritario, certo, no, certo. Ma neanche quei proporzionali che si chiudono con 5%. Esatto, per esempio al Senato non c'è questo problema. Il problema nasce dalla chiusura, grazie, perché per il Senato la norma dice che io voto a livello regionale, circoscrizionale, e poi basta, faccio la somma. Non c'è, ma non, perché non c'è quel vincolo su cui ho insistito all'inizio, che fa il contenitore, che dimensiona il contenitore. Quindi
Certamente è un problema di questa allocazione a due dimensioni, ma perché le due dimensioni sono vincolate da questi totali. Quindi nel Senato io assegno i seggi nelle varie circoscrizioni e poi a livello nazionale farò la somma. E quindi quella che viene, viene, va bene, non deve rispondere. È come la Spagna, sì, insomma, quindi non, è un problema molto peculiare dell'applicazione in questo contesto, che però noi abbiamo anche nella nostra elezione adesso le europee e la gran parte delle regionali, a parte qualche legge che ha poi seguito altre strategie. Allora, chiaramente siamo andati un po' di fretta. Allora, diciamo che Adele è il risultato di una contrattazione, chiaramente. Noi cercavamo di tirare la nostra parte e chiaramente abbiamo dovuto diciamo, seguire dei suggerimenti, che perché per scrivere una legge poi la legge va approvata, quindi le persone devono essere convinte che funzionano, devono capirla. Quindi, allora, intanto Adele è stato disegnato per lavorare sui voti, in realtà non sui resti, sui voti residuali, calcolando, ok? Ma diciamo fondamentalmente in Adele e in altri modelli e procedure che possiamo poi illustrare, l'idea è quella di controllare, mentre do seggi, do un'occhiata al totale e sto attento a non sballarlo, che è qualcosa che è stato recepito. Ci sono due regioni che dopo la riforma hanno fatto la propria legge regionale e hanno tentato di sistemarlo, e se non sbaglio è la legge Marche che tiene sotto controllo questa cosa, quindi ci prova. Questo a scapito ovviamente del fatto che non sono più libero di dare seggi dove mi pare nelle circoscrizioni e quindi perdo un pochino di rappresentanza territoriale. Esatto, questo a un certo punto io devo scegliere un metodo che in qualche modo, diciamo, l'unica importante differenza è che io devo scegliere, possiamo dire anche politicamente, in che modo io devo risolvere il problema. È proprio questo il problema, politicamente. Sì, questo è il problema dell'allocazione intera. Nel senso che poi sì, il metodo con cui risolvo il problema pesa di più determinati aspetti rispetto a... No, però la somma, no. Questo è il punto cruciale su cui non ci troviamo. Ottenere perché sposto dalla casella 2 alla casella 4. Certamente. Perché mi va. Oppure perché me lo dice un metodo che se tu sposti da qui a qui lo fai perché è in proporzione a, che so, la riallocazione, ho rimesso dentro la matrice tutti i resti e ho riproporzionato in base. Sì, sì. Nel senso, lo esplicito. Diciamo che più che esplicito è che il metodo, a mio avviso, deve essere certificato, cioè di partenza io devo poter affermare una sequenza di operazioni e dare garanzie teoriche che riesco a ottenere quello che abbiamo chiamato come output. Ok? Questo attualmente nella legge non è così. Il metodo? Assolutamente no. La pletora di pubblicazioni. No. Ce ne sono tanti. No, per carità, no, questo assolutamente no. Non è unico, sì. Diciamo, allora. Sì, esatto, poi chiudo la sessione, altrimenti... La norma di chiusura. Avvicina al concetto di proporzionalità. Quindi se tu puoi scegliere uno arbitrario o uno che ha un indice di proporzionalità 2 o 6, 6 è meglio di 2. Quindi è un discorso semplicemente qualitativo, nel senso che devo approssimare il più possibile il massimo della proporzionalità in questo senso. Dal punto di vista della proporzionalità, però
forse è un mio vizio, diciamo, ma qui il problema grave è numerico, ok? Quindi dobbiamo, per come la vedo io, prima deve essere, noi usiamo la parola corretto, non per dire, no, anche per dire che non è corretto in assoluto quello attuale in vigore, cioè prima dobbiamo garantire che quei totali siano rispettati e che non si riottengano per movimentazioni varie, ok? Dopodiché, a parità di questa condizione, diciamo che possiamo prendere tanti, ce ne sono tanti, diversi, che si possono applicare, che nei diversi paesi applicano, che garantiscono questo, e poi recepiscono nella loro forma anche, diciamo, un principio di proporzionalità che viene misurato, perché sono modelli matematici, con un indice, che può essere un unico indice su cui siamo tutti d'accordo, poi c'è anche l'elemento di come la misuro la proporzionalità, perché la statistica per prima ci insegna che se io uso un indice o uso un altro posso anche avere, quindi la cosa migliore in questi casi sarebbe, se dovessimo fare un bel lavoro di comparazione di metodi corretti, tutti preliminarmente, dal punto di vista della loro capacità di dare rappresentanza, proporzionalità, dovremmo secondo me mettere anche in campo una serie di indici diversi che misurano i vari aspetti della proporzionalità secondo le diverse misure e dire, beh, il migliore è quello, un metodo può essere che massimizza il più di questi, ok? Però diciamo non entriamo in questo, basta un indice di proporzionalità. Abbiamo tutto il pranzo, professor D'Arcangeli, per discutere con la professoressa Ricca l'algoritmo elettorale. Io volevo ringraziare, scusatemi, volevo ringraziare ancora il dottor Pagnoncelli, il professor Cerqua e la professoressa Ricca e tutti voi per aver partecipato.